Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gioco. Attenzione, siamo nel quarto gioco di Harry Potter. Harry Potter e il calice di fuoco. Allora ragazzi, questo gioco qua sarà un po' diverso rispetto a quello che avete visto finora. Lo scopriremo assieme, però vi avviso già che sarà molto diverso. E probabilmente, come vedete, ho anche provato un attimo per capire un secondo come fare. Allora, intanto, prima diversità, potete scegliere quale personaggio usare. Allora, io direi che visto che iniziamo con Harry, direi subitissimo. Iniziamo con Harry, che è l'ideale. Ok. Gli abitanti di Little Hangleton la chiamavano ancora Casa Riddle. Mezzo secolo prima, la cameriera trovò tutti e tre i Riddle morti. Si potrebbe fare senza il ragazzo. Questa è crosta, eh? Peter Minus. No, è Harry Potter quello che voglio. Ho già deciso. Questo invece è Voldemort, ma c'ha una voce stranissima. Cioè, non è cupa. Harry Potter e i suoi amici Ron Weasley ed Hermione Granger usarono una passaporta per assistere alla finale della Coppa del Mondo di Quidditch. Che figata. Dove l'Irlanda sconfisse la Bulgaria. Eh già. Più tardi quella notte, un gruppo di Mangiamorte, seguaci di Voldemort, mise a soqquadro il campeggio. Attenzione. Arthur Weasley disse ad Harry, Ron ed Hermione di tornare alla passaporta. Ok ragazzi, vedete qua su Van Helsing TV, come vi ho sempre detto, gli Harry Potter li facciamo tutti. Wow, attenzione. Minchia che culo, meno male che mi sono spostato. Allora, qua ci sono dei, come si chiama, dei funghetti che non so che caspita servono, quindi li cliccherò sempre. Allora, la cosa differente rispetto agli altri è che qua le caramelle tutti i gusti più uno, purtroppo dovremo andarcela a prendere, perché qua sarà un bel casino altrimenti. Oh, aspetta, aspetta, girati Harry, girati, bravissimo. Ah, come vedete, altra cosa importante, praticamente avremo la vita di Harry, Ron e Hermione, tutte e tre. Ho visto l'altro giorno che stavo guardando un gameplay della versione Game Boy Advance, che invece lì non si hanno la vita di tutte e tre, mentre nella versione PC a quanto pare si hanno. Infatti la stavo guardando dal grandissimo Shido Lionheart Games, che vi consiglio anche lui di passare assolutamente a trovare. Ve lo dico in ogni Harry Potter, ma perché è veramente bravo Shido, e lui porta praticamente tutti gli Harry Potter, quindi ne vale la pena andarlo a vedere. È tutto. Ok, vai. Allora, naturalmente ho provato ad attaccarci. Gelatine tutti i gusti più uno. Papà! Allora, aspettate. Allora, stavo dicendo che praticamente, allora, è parecchio diverso, come vedete, è un po' più action. Tra l'altro i nostri, cioè, dovremo anche far sì che i nostri compagni ci diano una mano. Sì, vabbè, Harry, vai a Cadebagasce, va. Cioè, ma scusa, eh. Ron, Hermione, quando volete, eh. Bravissimi. Allora, togliamo di mezzo la roccia. Togliamola di mezzo, ok. Come vedete, ah, qua ci saranno anche dei premi. Datevi una mossa. Vedete? Ci saranno dei premi praticamente anche quando spostate gli oggetti. Per avanzare di livello praticamente avrete questo premio. Ecco, Ron è stato preso. Vedete lancio combinato, quando esce fuori lancio combinato? Ecco, praticamente è quello lì. Vabbè, adesso lo sposto semplicemente lì che va bene, su. Ce l'abbiamo fatto. Presto. Allora, già qua all'inizio avremo un po' di nemici da affrontare, adesso vi faccio vedere. Comunque sta cosa che devi per forza prendere le, cioè, andarti proprio a prendere le gelatine è una cavolata, secondo me. Ah, una cosa, possiamo anche prendere queste pietre. Aspettate che se riesco a prenderla. Vedete? E lanciarle contro i nemici, però al momento non ci sarebbe molto. Aspetta. Ok. Ah, oh, boh, abbiamo preso anche un nuovo potere, Orchideus. Gelatine. Che adesso mi veniva una battuta, mi veniva, ma non ho tirato. Ho perso dove era la rana. C'è una rana che abbiamo, era lì, ma l'ho persa. Ah, eccola qua. Ok. Perché tipo hanno tirato su quella. Boh, vabbè. Ok, lasciamo perdere.
Io ho capito ormai che in questo gioco qua bisogna non far domande. Ah, una cosa importante, ragazzi. Quando avrete degli stendardi tipo questi, cliccateli perché danno caramelle. Danno gelatine tutti i gusti più uno. Come vedete. Sempre se le prendete, non come ho fatto io, che adesso non ho preso manco una. Yeah. Genio del male che sono anch'io. Allora, laggiù ce n'è ancora uno. Aspetta che qua c'è un dubbo. Ok. Orchideus! Sì, qua sono abbastanza facili da buttare giù, cioè basta che fate un po' attenzione e le buttate giù, secondo me, ragazzi, tranquillamente, ve lo dico già. Ecco, vedete, una cosa che non capisco è perché quando ti avvicini con uno dei personaggi, le gelatine scappano. Una cosa che vorrei capire, questa qua. Cioè, allora, già partendo così, come vedete, è totalmente diverso il gioco rispetto agli altri che abbiamo giocato finora. E questa qua è solamente una delle tante cose che è diversa. Wingardium Leviosa! Dai, super, entro anche voi. Non fermatevi! Via, non contro il mione. Ok. Lancio combinato, perfetto. Allora, qua intanto ci pigliamo la rana, 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 rana. Ok, perfetto. Che tra l'altro la rana dovrebbe prendersi l'Ermione, perché lei quella messa male, però non so perché non sta prendendo. Ok, vai, vai. State lì bravi, state proprio lì sotto così prendete tutte le gelatine. Bravissimi, ragazzi. Così mi piacete. Ah, vi avviso già che l'IA non è molto per la quale in sto gioco qua. Cioè, non sono proprio delle cime quelli che gestiscono l'IA. Però, va bene, lo stesso. L'importante, nel senso, è che vada tutto bene. Io questi funghetti li sto lo stesso cliccando, anche se non so se c'è poi veramente qualcosa o meno. Allora, qua adesso dobbiamo prendere il ramo. Esatto, per spostare i tronchi. Però visto che vuole sempre che li togliamo del tutto, faccio vedere. Dovrebbe essere ottimo lancio, perfetto. Questi qua fateli sempre perché dovete ricordarvi sempre di farli e farli bene. Perché se vi dà ottimo lancio, ok, ma se ve ne dà un altro, allora non va bene. Assolutamente. Tira. Naturalmente ci sono ovunque mangiamorte, ragazzi, quindi fate attenzione, mangiamorte. Ottimo lancio, bene, ottimo. I mangiamorte non hanno neanche senso che li colpite, perché tanto, cioè, non gli fate praticamente niente. Infatti. Ottimo lancio, perfettimo. Perfettimo. Che cazzo della dico anch'io. Perfettimo, però bello. Detto così. Ok. Allora, adesso qua ci sarà un po' di problemi, vi faccio vedere. Sono da tutte le parti. Ecco, ci sono un po' di nemici. Però qua adesso si scappa un secondo. E poi si fa così. Ok, perfetto. Abbiamo usato praticamente... Abbiamo usato il Magicus Extremus, che lanciate con la S, che praticamente fate il culo a striscia tutti. Perché si usa il superpotere che si ha di trio, diciamo. Un po' come in Kingdom Hearts, se mi concedete la cosa. Sapete che in Kingdom Hearts, nel senso, c'è il lancio trio. Ecco, qua la stessa cosa, anche qua c'è il lancio trio. Mangia morte, maledetto. Ok. E quindi se fate così, proprio fate abbastanza veloce e ve la cavate facilmente, direi. Attenzione, vai. Eccellente. Seguiamo quella gelatina. Raccogliamo le gelatine. Lo stiamo cercando di fare. Mi ha morso. Cosa ti ha morso? Ha morso Ermione, non ha morso te. Grandioso. Ecco, secondo me la difficoltà che può esserci in questo tipo, in questo gioco qua, è sicuramente tenere in vita anche gli altri due personaggi, perché al momento non ho ancora capito come poterli tenere in vita. Quello non ho ancora capito, ragazzi. Però, vabbè. Ok. Lancio combinato, yeah. Date che... LOL. Cioè, c'è Hermione che piglia per il culo pure Ron, già che ci siamo, quindi... Tutto come al solito. Ok, allora mettiamoci qua sotto e spariamo a palla. No, non ce la fa sparare.
Perché non ci fa prendere quello stendardo? Dai, su. Colpisci lo stendardo. Perché non colpisci lo stendardo? Non ci colpisce lo stendardo, ragazzi. C'è qualcosa che non quadra. Se vado più indietro, tipo così. No. Sì, qua diciamo che i poteri li puoi lanciare proprio a palla, li puoi lanciare. Ah, qua rispetto agli altri giochi di Harry Potter, praticamente, non potremo... Cioè, non avremo tipo Hogwarts o altro. Cioè, sì, saremo Hogwarts, però non avremo tipo da cercare le figurine Hogwarts o altro. Qua va a livelli il gioco, ok? Attenzione. Qua cosa si fa? Proviamo a superare quel mangiamorte. Così. Non possiamo lanciare contro di lui. Venite anche voi, ragazzi. Bravissimi. Yeah, lancio combinato. E ciao on al mangiamorte. Ok. Attenzione. È il marchio nero, Harry. Il marchio nero, ragazzi. Il simbolo di Voldemort. Alla passaporta, presto. Ok, perfetto. Quindi, qua le cose le abbiamo fatte. Direi tutte. C'è ancora qua un... Ok. Altri non so sinceramente se ce ne hanno altri. Mi sembra che li abbiamo cliccati tutti sti funghetti. Non so se servissero a qualcosa, però va bene. Ok, andiamo alla passaporta, ragazzi, e via. Nuovo livello disponibile, difesa contro arti oscure. Attenzione, lanci combinati 5. Lanci ottimi 3, lanci perfetti 1, lanci combinati 1, lancio 0, lanci 1, lanci 11. E abbiamo preso nuove figurine, 4 nuove figurine ottenute. Perché ci sono sempre... trimestre a Hogwarts. Ok, aspettate un attimo. Quest'anno Hogwarts ospiterà il torneo Tremar. Unitevi a me nel dare il benvenuto ai nostri ospiti. L'Accademia di Bobaton e i fieri allievi di Doomsday. Attenzione, qua sembra preso dal film. Voglio presentarvi il professor Moody. Eh già, il professor Moody. Nuovo insegnante di difesa contro le arti oscure. Ma l'occhio Moody, ragazzi. E via, ragazzi, e via. Allora, come vedete, i livelli vengono messi qua. Vedete, scegli il livello. Avremo tutte le varie sfide. Come vedete non sono tanti livelli, vi faccio vedere. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono 10 livelli praticamente che dovremo affrontare. Non sono tantissime. Le collezioni delle figurine sono praticamente di Harry, di Hermione, di Ron... ci sono tutte le figurine delle missioni e le figurine delle creature. Però in questo caso qua le figurine vengono utilizzate un po' più come dei bonus per da utilizzare contro le... Infatti vedete, fattura Dugbog, Orchideus Dugbog e Aviforce Dugbog. La quarta non so che cosa... Orbis Dugbog, ok, questo che è un'altra ancora di attacco che potrebbero fare. Però se voi cliccate sopra la figurina... fornisce al giocatore un vantaggio contro i Dugborg. In realtà quindi queste qua, cioè, possiamo anche secondo me fregarci. Non è come l'altra volta che ci c'erano comunque streghe maghi famosi e quindi era più figo collezionarle. Qua in realtà dipende da me se le voglio collezionare o meno per, ai fini del gioco, nel senso semplicemente per riuscire a fare di più nel gioco e magari fare molto più velocemente. Poi qua ci sono... ok, qua c'è la valutazione. Cioè, i nostri livelli mentre giochiamo. Il Carpe Retractum, Aquarectus, Herbivicus e Virgardium Leviosa. Ok, qua ci sono tutti i vari poteri. Detector Oscuri, Funghi, Rubinetti, Pale e Gargoyle. Quindi, vedete, dobbiamo fare anche i funghi. Perfetto. E, boh, altre cose. Questi qua li vedremo man mano. Aspettate che mi ha fatto uscire direttamente. Questi 38051 li vedremo man mano. E che dire, ragazzi, ci vediamo direi nel prossimo episodio, che andremo appunto a difesa contro le arti oscure, la prima lezione in questo nuovo gioco che si chiama Harry Potter e il calcio di fuoco qua su Venice in TV. Vi ringrazio ancora di avermi seguito, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi e alla prossima. Ciao belli!